Alcuni mesi fa a Panorama Basket lanciammo un appello. Anche Forlì e la Romagna dovevano assolutamente fare qualcosa legato al mondo della pallacanestro per ricordare un giocatore e un uomo straordinari come Matteo Bertolazzi. Ebbene, il merito non è nostro, il merito è tutto di Mario Toschi e del suo staff del Bagni Jacaré 167-168 di Cervia, perché Mario, tu hai avuto, permettimi di dire, la fortuna di conoscere da vicino in Fulgor prima e in Fulgor Libertas poi Matteo Bertolazzi, ed era giusto ricordarlo. Che ragazzo era Matteo e che ragazzo resta dentro i ricordi di ognuno di noi? Sì, è un ricordo che è indelebile dentro di ognuno di noi, ed erano promesse che mi ero fatto il giorno che andammo al funerale. Io ricordo, davanti alla sfortuna di questo ragazzo meraviglioso, perché io credo che io ne ho avuti tanti, dopo sembrano frasi fatte o tutto quanto, ma lui era veramente una cosa straordinaria. Mi ero proposto che se un giorno avessimo costruito nel bagno un campo, avremmo provato a fare un torneo in sua memoria, in suo onore, e grazie a Dio ci siamo riusciti, ed è la cosa che mi rende anche orgoglioso di poi averlo potuto fare. Poi come sia venuto non lo so, mi sembra una cosa discreta. Sono venute anche tante persone a supportarci per questa cosa, in primis la sua sorella, che, alla quale ho chiesto il permesso se era possibile poterlo fare, lei è stata contentissima, è venuta a trovarci, e quindi di questo sono contentissimo e spero che lui dal di sopra sia altrettanto contento. E nella prima giornata di questo torneo, che si svolgeva su due giorni, anche tanti amici e campioni che hanno condiviso tanto con Matteo, no? Ho voluto anche lì contattare gli allenatori che l'hanno avuto, quindi Di Lorenzo, Gigi Garelli e anche Massimo Frigio, col quale vincemmo la Coppa Italia, mi ricordo, a Montecatini con Matteo. Nel 2003. Nel 2003 con lo Fulgor, sì. Di Lorenzo purtroppo è in ferie e non ha potuto venire. Gigi Garelli invece mi ha onorato veramente della sua presenza, è stata una cosa che mi ha anche commosso. Massimo Frigio ha detto che purtroppo era in Sicilia, sarebbe venuto, comunque anche lui è rimasto molto contento. Poi dei campioni abbiamo avuto la fortuna che c'era ieri qui da noi Toto Forrai, quindi anche lui ha ricordato benissimo Matteo, poi c'era Cristian Villani, sono venuti tanti dei ragazzi che l'hanno avuto la fortuna di averlo come compagno, come amico, e quindi è una cosa che ci rende orgogliosi, dai. L'ultima cosa, Mario, l'idea non solo è di proseguire ma anche di strutturare non solo d'estate il Memorial Bertolazzi per la seconda e le future stagioni. Certo, se è possibile noi certamente il prossimo anno lo faremo, cercheremo di partire prima anche con l'associazione che porta il suo nome. Quindi di fare una cosa ancora più bella di quella che siamo riusciti a fare quest'anno, di rendere continuità a questa cosa qui. E però mi piacerebbe che anche Forlì, proprio come città e come tutto quanto, che ha avuto la fortuna di averlo, è stato con noi 5 anni Matteo, ha fatto il militare a Forlì, è venuto che era un ragazzino, è diventato un giocatore con noi, quindi ricordarlo è il minimo che possiamo fare per questo ragazzo, come dico, tanto sfortunato quanto meraviglioso. Alle nostre spalle si sta giocando per la giornata conclusiva del primo Memorial Matteo Bertolazzi in un campo tutto nuovo, Andrea, sorto non a caso. Assolutamente no, è stata la nostra intenzione, noi ragazzi del Jacaré con Mario ovviamente in testa su tutti, e inaugurare il campo, e non si poteva fare altro che il battesimo con il Memorial a Matteo, che comunque è un ragazzo che sicuramente ha lasciato il segno ovunque ha giocato, e comunque anche a Forlì è il classico ragazzo che si vuol far volere bene da tutti. Tanti vi hanno dato una mano, perché questo torneo ovviamente è la prima edizione, si parte gradualmente, l'intenzione è quella di crescere nel tempo, però comunque sia, cioè, chi ha partecipato e sta partecipando a questo torneo aveva anche un bel motivo per farlo, no? Non solo il ricordo di Matteo, che molti di quelli che giocano o hanno conosciuto o ne hanno sentito parlare, ma anche qualcosa che stimolasse l'agonismo, diciamo così. Assolutamente, abbiamo cercato di fare le cose meglio che potevamo, come te è stato il primo anno, è stato l'anno zero da di qui, vogliamo partire, vogliamo sperare che diventi un evento
fisso, diciamo, per nella stagione estiva. Abbiamo avuto una grande fortuna che a organizzare c'è stato Richard Lelli, che ci ha dato una grande mano, si è sobbarcato subito tutto sulle spalle. Io gli ho chiesto se per favore mi dava una mano, perché non sapevo dove mettere le mani. Lui subito ha detto: ci penso io, non ti preoccupare, carichissimo come non mai. Abbiamo avuto la grande fortuna di avere qualche sponsor che ci ha dato una mano con i premi e con tutto, un euro su tutti, e Lipton, Viola, tutti sono stati entusiasti di aiutare la riuscita di questo torneo, proprio perché quando gli abbiamo spiegato tutto quello che era, anche ex giocatori, come vedete, hanno dato le loro magliette. Vogliamo fare una pesca, che tutto ovviamente andrà sempre tutto rigorosamente in beneficenza della 7 for You, e tutti sono prestati con le magliette autografate. Lo spirito è quello giusto, speriamo che sia l'inizio di un evento ricorrente ogni anno, che si presti sempre, che diventi sempre più grande, speriamo. Questa è l'idea, questa è la voglia da parte di tutti. 8 squadre in questo weekend di luglio, con un caldo pazzesco, però per insomma divertirsi giocando, che era quello che Matteo amava. Sì, sicuramente il divertimento e l'amore per il basket sono le cose principali di questo torneo. Un torneo che ha voluto tantissimo Mario. Sono iscritte 8 squadre con alcuni giocatori importanti come Pieric, Del Sozzo, Ravaglioli e altri giocatori giovani qui della zona. È stato un torneo che ha avuto una gestazione molto veloce, l'idea fulminante, però è un'iniziativa che è destinata, nelle vostre intenzioni, a durare nel tempo. Esatto, Mario mi ha chiamato 20 giorni fa, 3 settimane fa, dicendo: voglio fortemente organizzare questo torneo in memoria di Matteo Bertolazzi. Ci abbiamo provato, una cosa rapida, però è venuta molto bene. Tutti fino adesso sono contenti e soprattutto ci sono bellissimi premi. Il primo premio è un weekend per tutta la squadra di Desenzano del Garda, più oggetti offerti da Unieuro. Quindi diciamo, per adesso sta andando tutto bene, speriamo di finire così. Sicuramente ci sono nuove idee per il prossimo anno. Prima di pensare al prossimo anno, però, insomma, questo torneo vuole, e ieri nella giornata di sabato era qui presente proprio la sorella di Matteo Bertolazzi, far sì che anche il territorio romagnolo, così come altre realtà, penso a Pistoia, penso a Vigevano, penso a Parma, città natale di Matteo, che ovviamente sono sempre presenti con iniziative di sensibilizzazione anche per la ricerca scientifica contro la leucemia, malattia di cui morì Matteo, anche noi finalmente ci inseriamo. Esatto, ero proprio al telefono stamattina con allenatori di Pistoia e mi dicevano che a Pistoia ne organizzano molti di questi eventi in memoria di Matteo, e io ho detto che finalmente ce l'abbiamo fatta anche qua. L'intero ricavato del torneo andrà all'associazione 7 for You, il ricavato della gara di tiro da 3 punti, l'incasso del torneo e la pesca di beneficenza in favore di Matteo, con tutti i gadget e magliette firmate da giocatori di Serie A. Ci sarà un'estrazione e l'intero incasso sarà per 7 for You. Il numero 1. Grazie, quello è grazie di tutto.